Ciao, come state? Spero tutto bene. Nel tutorial di oggi vi mostro come ho realizzato un biglietto natalizio troppo carino utilizzando un materiale un po' particolare per fare lo sfondo. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli che vi permetteranno di realizzarlo al meglio anche a voi. Se poi vi rimangono domande o dubbi, scrivetemi qui sotto nei commenti e io sarò felice di rispondervi. Inoltre vi consiglio anche di dare sempre un'occhiata all'info box che trovate sotto i miei video, dove inserisco sempre delle informazioni utili che riguardano i materiali che ho usato. Se vi piacciono tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella, selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Cinzia Grandi e Ida Mazza. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Sul mio canale di riciclo creativo Vivi con Letizia, qualche tempo fa ho realizzato un tutorial nel quale mostro 11 modi alternativi e geniali per riutilizzare il pluriball. Uno di questi riutilizzi è proprio per realizzare un simpatico sfondo per biglietti d'auguri. Per farlo prendo un pezzo di pluriball sul quale premo con un tampone di Distress Oxide Color Festive Berries. Prendo un rettangolo di cartoncino da circa 15 x 11 cm e lo appoggio sul pluriball. Premo su tutta la superficie del cartoncino tenendolo ben fermo per evitare sbavature. Ora lo sollevo con un movimento deciso e lo lascio asciugare. Nel frattempo prendo questo timbro troppo carino, metto un altro pezzo di cartoncino su una tavoletta per timbrare e posiziono il timbro. Chiudo la tavoletta per far aderire il timbro in silicone. Ora prendo un pochino di borotalco e lo cospargo sul cartoncino aiutandomi con un cuscinetto per la cipria. Lo faccio perché in seguito userò della polvere per embossing e un leggerissimo strato di borotalco mi aiuterà a evitare che la polverina si attacchi dappertutto. Ora inchiostro bene il timbro con inchiostro nero. Premo bene, poi ripeto per rendere tutti i contorni ben definiti. Cospargo tutta la superficie con polvere nera per embossing. Elimino la polvere in eccesso. Ora scaldo la polvere con la pistola ad aria calda affinché fondendosi indurisca e formi un piccolo rilievo. Passo a colorare tutta l'immagine usando dei markers. In questo caso io uso i Copic, ma si possono ottenere buoni risultati anche usando markers meno costosi. Se siete principianti, vi consiglio di dare un'occhiata al tutorial nel quale vi spiego come colorare bene con questo tipo di pennarelli. Inizio colorando con le tonalità più chiare per poi creare sfumature con quelle poco più scure. Con una penna gel bianca disegno i riflessi, poi timbro una scritta. Ora ritaglio l'immagine lasciando circa un millimetro di bordo bianco. Prima di procedere oltre pulisco bene la tavoletta e il timbro usando una salviettina umidificata. Inserirò lo sfondo in un biglietto con passepartout ovale. Prima di incollarlo procedo a tagliarlo a misura. Incollo lo sfondo all'interno del biglietto usando del nastro adesivo. Ora incollo l'immagine della bambina usando dei quadratini biadesivi di schiuma in modo che rimanga in rilievo.
e il mio bigliettino natalizio è pronto. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua, spero che il risultato vi sia piaciuto e soprattutto che abbiate potuto trovare in questo tutorial degli spunti interessanti. Se lo rifarete fatemi sapere qui sotto com'è andata. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram, TikTok, ma anche sul mio canale di riciclo creativo Vivi con Letizia. L'appuntamento qui su Vivi con Letizia Journal è fra pochi giorni con un nuovo tutorial e noi ci vediamo alla prossima.